Bentornati con gli appuntamenti del lunedì di G-Science TV. L'intero team del Master in G-Science Sistemi a Pilotaggio Remoto dell'Università degli Studi di Padova condivide con tutti voi i seminari e i laboratori del ciclo Estate GIS, che ci ha accompagnato per tutta l'estate e ha registrato in tutti voi che ci seguite un incredibile interesse. Continueremo a farlo, continueremo a proporre iniziative come questa. Quest'oggi saremo in compagnia dei docenti, la dottoressa Rachele Amerini e il dottor Michael Montani, dell'iniziativa e del progetto UN Mappers per il laboratorio Mappatura partecipata nelle attività umanitarie. Attraverso la piattaforma OpenStreetMap, la più grande piattaforma cartografica e di produzione di dati geografici liberi, consultabili e scaricabili da parte di tutti grazie alle sue innovative licenze, e quindi attraverso la piattaforma Humanitarian OpenStreetMap vi insegneremo come diventare dei mappatori per contribuire agli SDG, Sustainable Development Goal, e a contribuire alla produzione di dati cartografici per i rischi e i disastri ambientali in zone remote. Io vi ringrazio, vi invito a fare sempre subscribe qui in basso a destra per seguire il nostro canale e vi lascio a questo fantastico laboratorio. Grazie a tutti voi e buona giornata. Oggi avremo con noi due funzionari delle Nazioni Unite, Rachele Amerini e Michael Montani, che lavorano alla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi e ci accompagneranno a vedere come noi possiamo entrare nel teatro delle missioni di pace delle Nazioni Unite o delle questioni legate all'emergenza, alle attività umanitarie, anche stando seduti a casa nostra. Cioè, è possibile occuparci di cose che conosciamo solo qualche volta quando passano nei telegiornali, perché molte delle emergenze, purtroppo, passato l'effetto mediatico, non le sentiamo più e non è detto che siano finite. Potendo quindi occuparci di questo mondo così piccolo e così grande, in situazioni in cui distanza e prossimità possono essere risolte proprio con uno sguardo dall'alto, uno sguardo satellitare e con un impegno di ciascuno. E parleremo quindi oggi di mappatura partecipata delle attività umanitarie. Rachele e Michael ci presenteranno l'iniziativa UN Mappers, che è un'iniziativa recente che stanno mettendo a punto e che ci mostreranno come sta procedendo e che credo l'obiettivo delle Nazioni Unite, che è, sappiamo, non sono solo le Nazioni Unite, ma i popoli delle Nazioni Unite, le persone del mondo che possono fare la differenza. E quindi credo che questo ci permetta anche di capire come possiamo impegnarci direttamente con le nostre mani, con il nostro impegno, e soprattutto pensare che le tecnologie di informazione geografica hanno questo effetto di costruire cittadinanza globale. Ecco, un paio di questioni prima di passare la parola a Michael e Rachele. Allora, terza parte del strategista la stiamo concludendo, avremo l'ultimo appuntamento la prossima settimana. Vi raccomando, questo momento finale, conclusivo del Festival Drone for Good che terremo il 16 di settembre. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, il programma è abbastanza ricco di stimoli sia teorici sia metodologici e anche pratici con i laboratori. Ringrazio sempre Giuseppe Della Fera e Veronica Vassilica per il coordinamento di questi seminari. Vi ricordo poi che tutti i materiali di Estate GIS sono già pubblicati e saranno completamente caricati nella piattaforma YouTube del Master. E vi raccomando, per chi l'ha chiesto, di avere un po' di pazienza con gli attestati, perché siamo in movimento, le cose sono molte in questo settembre che sta riprendendo e quindi, insomma, vi chiediamo un po' di pazienza. Detto questo, lascio la parola a Michael e Rachele, si organizzeranno nella presentazione. Vi ringrazio ancora per la disponibilità e per noi è un piacere che stiano partecipando all'Estate GIS, perché siamo convinti che
le Nazioni Unite non sono così lontane come le vediamo spesso in televisione, ecco, sono fatte anche di persone e che ci lavorano dentro, quindi non c'è solo la bandiera blu e le cose che vediamo purtroppo da lontano, e sono parte delle nostre istituzioni globali. Quindi accanto a quei sistemi che noi siamo abituati a conoscere, forse capiamo cos'è il comune, cominciamo a far fatica a capire cos'è una provincia, ma la regione adesso si va a votare, magari si capisce anche, lo Stato è un po' lontano, alle volte a Roma, ecco, l'Europa non ne parliamo, ma le Nazioni Unite sono non solo a New York, a Ginevra, ma in molte parti del mondo, soprattutto con una serie di iniziative che vanno dallo sviluppo locale, i processi partecipati, ci si occupa di alimentazione, ci si occupa di ambiente e ci si occupa anche di emergenza. A voi, grazie di nuovo a Rachele e Michele. Grazie Massimo per l'introduzione. E sì, grazie alla nostra iniziativa, poi in realtà anche, per dire, volontari da remoto possono partecipare alle attività appunto delle Nazioni Unite, quindi penso possa essere un'attività interessante per tutti. Facciamo forse, Rachele, un giro di presentazioni velocissimo. Io sono Michael Montani, qua alla base logistica sono un consulente per le Nazioni Unite e sono il coordinatore delle attività di crowdsourcing dell'iniziativa di Unite Maps. Vi spiegherò tutto adesso brevemente. E sono un mappatore di OpenStreetMap da 4 anni e ho condotto un progetto di ricerca in Senegal dove ho coordinato dei lavori appunto di editing partecipato per mappare il 10% degli edifici di tutto il Senegal e il 30% della regione, di una regione che stavo studiando per una malattia endemica. Quindi diciamo i dati di OpenStreetMap trovano applicazioni veramente disparate. Passo un attimo la parola a Rachele e poi continuo con un'introduzione a OpenStreetMap e alle nostre attività. Sì, facciamo velocissimi. Ciao a tutti, io sono Rachele Merini. Grazie Massimo, grazie al Master per l'ospitalità questa sera. E niente, io lavoro con Michael in base a Brindisi, sono anch'io un consulente GIS per le Nazioni Unite. E sono mappatrice su OpenStreetMap dal 2009 e negli anni insomma si è un po' evoluto questo lavoro. Sono laureata in geografia e ho lavorato con OpenStreetMap in Kirghizistan e però anche in ambito locale a Padova per quanto riguarda invece l'accessibilità. Quindi, come sappiamo, come si vede un po' i lavori di mappatura. Sono molto ampi e occupano una quantità di settori veramente incredibile. Uno di questi, appunto, è la mappatura umanitaria di cui vi parleremo questa sera. Non aggiungo altro perché così avremo più tempo per fare cose pratiche. Lascio la parola a Michael. Grazie Rachele. Sì, l'idea è quella appunto adesso di fare una presentazione veloce sul mondo di OpenStreetMap e una spolveratina di informazioni sul modello dei dati, per poi passare alla parte pratica con Rachele, in cui appunto mapperemo all'interno delle nazioni che appunto stiamo supportando. Condivido lo schermo, in prova è andato tutto bene, quindi spero che vada bene anche adesso. Riuscite a vederlo? Confermo Michael, puoi anche ingrandire se preferisci. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Giusto, qua l'F5 ovviamente ti fa di aggiornare la pagina. Dunque. Ok. Dunque, riciclo malamente una delle lezioni che abbiamo tenuto al personale sul campo delle missioni di pace. Dunque, in questa introduzione generale di OpenStreetMap, vediamo appunto cos'è questo OpenStreetMap, è un'iniziativa per creare dati geografici, liberi e aperti a tutti. La particolarità è che questi dati geografici sono consumabili, diciamo, da tutti gli utenti, ma anche modificabili. Quindi un utente può aggiungere, modificare o eliminare elementi geografici da questo database e allo stesso tempo altri utenti possono essere interessati magari solo a fare il download dei dati,
per utilizzarli nelle applicazioni, in altre applicazioni. Esatto, quindi sì. Questo OpenStreetMap Map è un'iniziativa, non si è mai deciso, dopo fino a 16 anni dalla sua creazione, non si è ancora deciso se è più una mappa o un database. In pratica è un database, quindi questi volontari, i mappatori o gli OpenStreetMap Mappers sono appunto dei volontari che possono aggiungere feature geografiche a questo database. E quindi appunto si può vedere poi sul sito di openstreetmap.org una mappa che diciamo serve per la visualizzazione di base dei dati di OpenStreetMap, ma non è diciamo l'unica applicazione, esistono migliaia di applicazioni basate sui dati di questo database. E appunto è molto importante in OpenStreetMap non solo il database di per sé stesso, ma anche e soprattutto la community che c'è dietro, perché diciamo che è un progetto appunto, come avete capito, di natura partecipativa ed è forse uno dei più grandi progetti, se non il più grande progetto di citizen science, quindi di appunto progetti anche a carattere scientifico, però appunto volto alla creazione di dati in maniera partecipata. E su OpenStreetMap non solo i dati sono forniti dalla community, ma anche appunto le scelte per quanto riguarda l'editing oppure anche le scelte per dire più diciamo politiche della fondazione di OpenStreetMap, quindi che direzione far prendere al progetto, così come anche l'hardware è fornito tutto dalla community, quindi per dire può esserci qualche volontario che vuole destinare il suo server a OpenStreetMap e per vari motivi, magari per il rendering o per far girare delle applicazioni, ed è possibilissimo farlo. OpenStreetMap è facile da introdurre come se fosse una Wikipedia delle mappe. La filosofia è più o meno la stessa, quindi tutti possono aggiungere articoli su Wikipedia e possono modificarli ed eliminarli, e allo stesso modo su OpenStreetMap, solo che ci sono alcune differenze. Per OpenStreetMap, ad esempio, è più importante la ricerca originale, quindi l'interpretazione di un'immagine satellitare da cui estrarre features geografiche di natura vettoriale, mentre invece per Wikipedia sono più importanti i riferimenti che si fanno ad altri lavori, quindi a pubblicazioni anche scientifiche o letterarie. E c'è anche in OpenStreetMap un'attenzione particolare al copyright, quindi diciamo alla licenza dei dati. Quindi anche addirittura alcuni utilizzi, diciamo, consoni sono molto spesso non consentiti, perché appunto c'è una particolare attenzione sul copyright. Non ci sono né admin né super users come Wikipedia, quindi diciamo che il database, diciamo tutti nel database, inclusi per dire quelli che iniziano per la prima volta oppure utenti esperti che hanno visto magari anche la nascita di OpenStreetMap, hanno lo stesso potere decisionale, quindi per dire ogni persona che raggiunge OpenStreetMap può partecipare alle mailing list, comunicare con la community e discutere appunto degli utilizzi o proporre nuove particolarità, nuove funzioni di OpenStreetMap. E poi è necessario registrarsi per editare i dati. Per quanto riguarda la storia di OpenStreetMap, ok, il progetto è partito nel 2004. Perché si chiama OpenStreetMap? Perché è nato come un progetto dello stradario di Londra. Questo studente PhD, Steve Coast, si lamentava del fatto che lo stradario di Londra fosse a pagamento, quindi Londra rilasciasse i dati solo sotto pagamento, e allora ha detto niente, creiamoci una mappa nostra in cui ognuno si mappa la strada di casa sua, e questo è stato l'inizio. Poi sono state aggiunte tutte le strade di Londra e hanno detto ma forse è meglio iniziare anche a mappare gli edifici, dopo aver fatto gli edifici possiamo mappare per esempio i negozi, e così via è nato. Si è poi sviluppato OpenStreetMap. Come vedete, nel 2005 è arrivato il 1000° utente,
mentre nel 2009 il 100.000esimo e nel 2013 il 1.000.000esimo. Quindi diciamo c'è stata un'evoluzione esponenziale degli utenti che appunto si registrano a OpenStreetMap. A OpenStreetMap, appunto, in OpenStreetMap c'è questa conferenza globale che è State of the Map, dove appunto la community si riunisce, ci sono conferenze anche di carattere scientifico riguardo l'utilizzo dei dati di OpenStreetMap. E il primo grande utilizzo per scopi umanitari è stato durante il terremoto di Haiti. Il terremoto di Haiti che appunto ha distrutto praticamente tutta la città, e i mappatori volontari hanno organizzato questi progetti che appunto poi vi mostreremo insieme a Rachele, nel quale si possono appunto aggiungere le, per dire, hanno aggiunto gli edifici che erano stati distrutti, e questa informazione è stata molto utile ai soccorritori, è stata veramente utilissima, ha permesso di salvare milioni di vite. Dunque, sì, alcuni dati. Dunque, abbiamo adesso siamo verso i 6 milioni di utenti registrati di OpenStreetMap, però come potete vedere quelli attivi giornalmente sono molti meno e si aggirano sui 7.000 utenti, quindi veramente pochi. E anche come potete vedere la distribuzione dei dati, appunto dei dati creati nel database insieme al numero di utenti cumulato di OpenStreetMap segue una distribuzione di una legge di potenza. Quindi, come potete vedere, il 5% degli utenti mappa il 95% delle cose. Quindi, questo è un po' inquietante, perché uno dice magari molte persone vengono appunto a conoscere OpenStreetMap, però poi non vanno più avanti con l'editing, lo lasciano lì. È stata una bella scoperta di un progetto partecipativo. Però invece questa è anche una buona notizia, perché vuol dire che gli utenti che ci sono anche un po' sempre gli stessi, e quindi hanno anche grande esperienza di validazione dei dati, controllano la mappa, quindi diciamo ci sono pro e contro questa cosa. E, sì, comunque questa è la realtà. Sì, lì il 90% direi, anche 95% direi. Per quanto riguarda invece la parte noiosa, diciamo, si parla di licenze e aspetti legali. Diciamo che all'inizio può sembrare un po' noioso, però in realtà è proprio il senso di ciò che stiamo facendo con OpenStreetMap. Perché appunto con OpenStreetMap noi rilasciamo dati aperti, quindi i dati sono accessibili da tutti, sotto la licenza di ODBL, che è Open Database License, della fondazione di OpenStreetMap. Quindi con questa licenza voi siete liberi di copiare, distribuire, trasmettere, adattare i vostri dati. L'unico disclaimer è che dovete accreditare OpenStreetMap ai contributori ad ogni utilizzo. E quindi si può utilizzare anche per fini commerciali. Mettiamo che qualcuno di voi voglia creare il competitor di Google Maps, è liberissimo di farlo. Con i dati di OpenStreetMap, però mettendo appunto il disclaimer. Sì, appunto, se si crea appunto un servizio o un'applicazione utilizzando questi dati e modificandoli, si deve distribuire il risultato utilizzando la stessa licenza. Quindi questi dati modificati devono essere anche loro ODBL e seguire le stesse regole. Poi ci sono sì altre licenze come CC by SA, che è diciamo la stessa cosa dell'ODBL, però per altre per tutto il resto, diciamo l'ODBL è specifico dei database, mentre CC by SA, by vuol dire che devo citare chi ha prodotto una certa, per dire, se faccio una presentazione in PowerPoint, se la presentazione ha la licenza CC by SA, devo citare che è stata fatta da Michael Montani, e SA è share alike, e devo praticamente condividere la presentazione modificata anch'essa seguendo questa licenza. Dunque, sì, diciamo il paragone è appunto che salta subito all'occhio con Google Maps. Google Maps non potete scaricare i dati, quindi per dire, si possono visualizzare e utilizzare l'applicazione, ma non potete accedere proprio al dato vettoriale. E un'altra particolarità di Google Maps è che loro appunto più che altro non hanno interessi economici, soprattutto nelle zone affette da disastri umanitari o nelle zone povere del mondo, perché non hanno un ritorno economico, no?
Quindi sostanzialmente quello che avviene è che molti volontari e anche organizzazioni non governative come Medici Senza Frontiere oppure le Nazioni Unite utilizzano questo OpenStreetMap perché ci permette di aggiungere liberamente dati, mentre invece Google Maps agisce sotto per scopi economici. E sì, per dire se si volessero utilizzare i dati di Google, c'è questa curiosità che loro inseriscono questi easter egg in modo tale che se vedono che qualcuno ha copiato i dati di OpenStreetMap, loro vedono con queste feature fittizie che non esistono in realtà, vedono se appunto i dati che hai copiato vengono da Google Maps oppure no. Penso di aver finito. Sì, ci sono alcune good practices che vanno seguite per relazionarsi con la comunità. Come avete capito è un progetto aperto, quindi non ci sono regole, ci sono però certe regole d'oro che vanno sempre seguite, come essere appunto gentili con la comunità e seguire, per dire, le wiki che la comunità produce scrivendo appunto le regole di base di OpenStreetMap e così via. Però appunto sì, esistono queste good practices. Domande su questa parte? Sono stato super veloce. Ah, magari raccogliamo le domande, no, abbiamo detto, e poi facciamo dopo, giusto? Sì, le domande le raccogliamo alla fine, e quindi procedete e poi concludiamo il seminario con le domande e eventuali interazioni. Ok, perfetto. Michele, allora, scusa un secondo, ti blocco. Sì? No, ho visto hai preparato la presentazione del progetto. Sì, ok, a posto. C'è qua appunto questa pagina che magari poi Rachele può condividere, di Unite Maps Initiative. Cos'è? È l'iniziativa che appunto stiamo conducendo alla base logistica delle Nazioni Unite, quindi noi lavoriamo per il Global Service Center che fornisce supporto anche di carattere geografico alle missioni di pace. Ma questa iniziativa è appunto condotta, è stata iniziata anche dalla sezione di informazione geografica dei quartieri generali, quindi a New York, e da tre missioni di pace che hanno fornito finanziamenti per iniziare questa iniziativa, che sono UNSOS, la missione in Somalia, MONUSCO, la missione in Repubblica Democratica del Congo, e MINUSCA in Centro Africa. Questa iniziativa in cosa consiste? Sostanzialmente consiste nella produzione di dati topografici, quindi in generale la mappatura di strade, fiumi, villaggi, zone residenziali, anche villaggi appunto per dire classificazione dei villaggi, comunque tutti quei dati che possono servire a scopo anche operativo militare alle missioni di pace per condurre appunto le loro operazioni. E in generale appunto l'utilizzo principale è quello della navigazione, quindi per capire dove possono muoversi i convogli di UN, però esistono anche altri prodotti come appunto per dire produciamo anche immagini satellitari per l'utilizzo delle missioni di pace, così come dati operazionali oppure servizi di geocoding o appunto routing. Tra le mappe che noi produciamo ci sono tre principali prodotti. Quello delle mappe topografiche è quello dove noi andremo a parare oggi, quindi a scala 1 a 50.000 o 1 a 100.000, appunto descrivendo la situazione del territorio a livello navigazionale. Mentre poi ci sono mappe di città che sono appunto zoomate su una città per caratterizzare tutti gli edifici, oppure le focus map con mappe appunto di dettagli anche a livello operativo. Appunto noi ci occupiamo di crowdsourcing, quindi cos'è il crowdsourcing? Sostanzialmente appunto è cercare di coinvolgere tutti i volontari o anche educare nuovi volontari a utilizzare OpenStreetMap, a fornire dati, non solo per le Nazioni Unite, ma anche per qualsiasi progetto loro abbiano in mente in generale per educare all'utilizzo di OpenStreetMap. E noi appunto produciamo i dati sia in crowdsourcing, sia con una facility interna di mappatori, quindi abbiamo per dire
alcuni consulenti che appunto mappano, quindi tutto il giorno modificano dati topografici su OpenStreetMap. Abbiamo diversi prodotti, tra cui la nostra fantastica wiki, la wiki di UMappers, che adesso forse vedete voi stessi coprire il logo, però sì, diciamo è questa pagina wiki in cui abbiamo scritto tutte le nostre attività, le missioni che stiamo supportando al momento. Sì, perché quest'anno appunto non solo lavoreremo in Somalia, Centrafrica e Congo, ma anche in Mali, in Sudan del Sud e a Abyei, che è un piccolo stato tra Sudan e Sudan del Sud. Sì, dunque, poi abbiamo una leaderboard carinissima, dove appunto inseriamo tutte le statistiche dei nostri contributori, quindi degli utenti che mappano nei nostri progetti, quindi abbiamo il numero di mappatori che adesso ha raggiunto 650, ma abbiamo anche le statistiche personali per dire, posso vedere, per dire, il nostro amico Awobo Arne è un pensionato in Germania che mappa nei nostri progetti, e possiamo vedere quante edit ha fatto, quanti chilometri di fiumi ha mappato, quanti chilometri di strade e così via. Che altro? Abbiamo anche lanciato un fantastico logo contest, se qualcuno di voi è per caso un designer, dove appunto stiamo cercando un nuovo logo. Questo è il nostro logo vecchio, però appunto stiamo invitando tutti a mandare una mail con le loro proposte di logo, e finisce appunto fra 2 settimane, quindi il 16 di settembre. E dunque, sì, per UMappers appunto è una comunità, abbiamo detto, composta non solo dall'accademia, quindi da scuole, università, ma anche da mappatori remoti. Abbiamo contatti con le organizzazioni non governative come Medici Senza Frontiere. Abbiamo i mappatori proprio sul luogo, quindi nelle basi delle Nazioni Unite in Somalia, per dire, o in Congo, in Centrafrica. Abbiamo appunto degli aspiranti mappatori che adesso stanno imparando con i nostri training a mappare e a contribuire ai nostri progetti, e appunto qualsiasi altro mappatore da remoto. E anche e soprattutto le comunità locali, perché in tutti questi stati che ho nominato, ma anche in altri, in Africa e in Asia, siccome Google Maps non produce dati geografici, hanno loro interesse queste comunità a mapparsi le loro città, quindi a creare, per dire, città africane o stradari di città africane e così via. E niente, per rimanere, diciamo, to stay in touch with us, dovete appunto semplicemente conseguire i nostri social media, mandare mail o qualsiasi altra. Questi qua sono i nostri contatti. Dunque, posso passare adesso a sto punto a OpenStreetMap, diciamo, al modello dei dati, che forse è la parte più informatica, che alcune volte spaventa un po'. Con il personale delle missioni diciamo un po' spaventato, però spero che riusciate a seguire. Vado veloce, perché appunto voglio che poi Rachele vi faccia vedere appunto come si mappa. Dunque, parto con la presentazione da qua. Ok, allora, per i modelli, il modello dei dati di OpenStreetMap è leggermente diverso da quello dei GIS tradizionali. Avete probabilmente già visto che il formato dei GIS è spesso lo shapefile, che è un formato proprietario di Esri, che ha anche una serie di limitazioni di utilizzo. Mentre invece i dati di OpenStreetMap sono sostanzialmente dati XML, quindi il formato è un file di testo, diciamo, in cui appunto diciamo ci sono una struttura ben definita. L'utente può definire qualsiasi tag XML che vuole, quindi è un formato libero.
è aperto perché appunto questo dato viene rilasciato, il dato di OpenStreetMap, quindi il database di OpenStreetMap viene rilasciato liberamente da diverse piattaforme, anche alcuni estratti a livello nazionale o regionale. E insieme all'XML ci sono dei derivati che sono il file OSM, OSH e OSC, che sono appunto i dati riguardanti appunto tutto OSM, oppure la storia di OSM, perché come Wikipedia esiste appunto, viene tenuta traccia della storia dei dati di OpenStreetMap, quindi non solo si può vedere la situazione della mappa al momento, ma anche la situazione, per dire, della mappa un anno fa o due anni fa. Quindi appunto viene mantenuta la storia, anche gli utenti che hanno modificato, chi ha modificato quel giorno quella particolare feature, quindi tutte queste informazioni sono tracciate. Mentre poi nel formato dati GIS tradizionale i dati sono spesso organizzati in layer tematici, quindi abbiamo per esempio l'esempio del laghetto in cui c'è il layer delle linee che indica i fiumi, i punti che indica i pozzi e il lago che è un poligono, ci saranno altri poligoni per altri laghi. Mentre invece per OpenStreetMap è molto diverso perché non esiste il concetto di layer, ma sostanzialmente tutti i dati sono messi insieme, nel senso, senza una particolare logica. In realtà la logica c'è ed è questo tagging system. E il tagging system è sostanzialmente un sistema di tag complesso, molto complesso, che permette praticamente di definire qualsiasi feature geografica noi vogliamo. Alcune volte arriva addirittura a dei livelli quasi di insanità mentale, perché appunto la community discute, magari si fissa su certi punti e poi si può diventare veramente specifici. Come per esempio, tipo, si può specificare per esempio per una scalinata pubblica, si può specificare il numero di gradini che è presente sulla scalinata. Un altro giorno ho mappato il monumento dei marinai di Brindisi, ho tutto il numero di scalini. Comunque sia, dai GIS tradizionali, poi abbiamo, adesso comunque ne parleremo del tagging system. Per i GIS tradizionali invece abbiamo che poi i dati solitamente sono editati da un singolo utente, mentre invece OpenStreetMap è proprio studiato per poter essere editato da utenti multipli allo stesso tempo e ovunque nel mondo. E sì, l'idea appunto è di creare questo file di testo gigantesco in cui ognuno di noi può modificare, aggiungere, eliminare pezzi allo stesso tempo in qualsiasi momento. Esistono degli oggetti in OpenStreetMap, in questo file XML gigante. Sono oggetti, ci sono alcuni oggetti che sono geometrici, quindi riguardano proprio la geografia del luogo. Sono i nodi, che sono semplicemente un paio di coordinate in World Geodetic WGS84, non mi ricordo bene il system, sì. Mentre invece ci sono anche le way, che sono collezioni di nodi, quindi appunto sono delle liste di nodi che possono essere sia aperte che chiuse. Qua non è come nei GIS tradizionali che abbiamo poligoni e linee, ma abbiamo appunto linee aperte o linee chiuse, e le linee chiuse sono poligoni. Possono essere o poligoni completi, oppure poligoni appunto con solo una linea che si chiude su se stessa. Questo dipende dalla feature che noi taggeremo. Mentre invece esiste anche un oggetto molto più complesso, che sono le relazioni, che sono collezioni in generale di altri oggetti OpenStreetMap, quindi sia di nodes che di ways. Quindi abbiamo, per dire, una relazione può contenere più poligoni chiusi, oppure una relazione può contenere dei punti e delle linee aperte, per dire, come potrebbe essere il caso di un percorso di un autobus. Abbiamo la linea dell'autobus e poi le fermate, che sono i punti, e così via. Comunque noi non parleremo di relazioni adesso, perché è l'oggetto più complicato. Esistono poi dati per quanto riguarda l'attribuzione, la classificazione dei dati geografici, e in questo caso si parla di tag. I tag sono una coppia di chiave e valori, e sono stringhe. Quindi una chiave indica in generale una categoria, quindi un valore generale, mentre invece il valore indica proprio una specificazione della chiave. E appunto è una coppia di stringhe, quindi di valori, di caratteri.
E come potete vedere, qua c'è un esempio di un bar a New York, di un pub a New York, in cui ad esempio il fatto che sia che questo rettangolo sia un pub è specificato nell'informazione amenity equal to pub, mentre poi possiamo dire che è un building, quindi building equal to yes, il nome di questo pub, il numero di telefono, il sito web, i dati di Wikipedia se ci sono, così come indirizzo, codice postale e così via. Come si devono aggiungere questi tag è deciso dalla community ed è appunto scritto nella, diciamo, nella Bibbia di OpenStreetMap, che è la wiki. La wiki in cui appunto ci sono specificate tutte le possibili features che si possono aggiungere su OpenStreetMap, se caricasse. Dunque, si parte appunto dalle amenity, quindi abbiamo, aerialway, che sono appunto, in generale tutte le features che riguardano mezzi di spostamento, come per dire le funivie, ci sono gli aeroporti, amenity, che sono, diciamo, un po' il jolly per mappare dagli shops, cioè dai negozi ai caffè, alle fontane e così via, ma appunto i valori delle chiavi sono veramente tantissimi, e c'è questa pagina Map Features che li tiene tutti questi, fa una carrellata generale, e ogni tag è spiegato, per dire, se io voglio vedere Ford equal to yes, che è, diciamo, il passaggio stradale, quando appunto c'è un torrente che passa attraverso la strada, posso andare a vedere, vorrei mappare questi Ford, vediamo un po' come si mappa, e qua c'è tutta la spiegazione, sia un link alle pagine Wikipedia della spiegazione di cos'è, sia appunto come va mappato, se va utilizzato sui nodi, sulle linee, quali tag bisogna usare, quali sono i valori ammissibili. E anche i valori ammissibili ogni tanto hanno le pagine wiki, quindi si può veramente esplorare di tutto. E la caratteristica di questo sistema è che è, diciamo, composto a livello gerarchico, quindi per dire, se io utilizzo un valore che può essere, adesso peccato l'esempio sbagliato, però se ad esempio io utilizzo un valore tipo amenity equal to pub, posso utilizzare, poi guardando la wiki ti suggerisce, ma guarda, i pub, i bar e i ristoranti hanno questo altro tag che si può utilizzare, che è cuisine, per indicare il tipo di cucina utilizzata, quindi il tipo di cucina offerta, quindi per dire cucina italiana o pizzeria o cibo fritto, e quindi poi si evolve, diciamo, puoi avere ulteriori tag e andare avanti, seguire il filone. Ci sono anche dati che non sono strettamente geografici in OpenStreetMap, che sono i dati di chainset. I chainset sono sostanzialmente il commit che viene fatto sul database. Quindi sostanzialmente, se io faccio una modifica al database di OpenStreetMap, automaticamente l'editor che io sto utilizzando compila un chainset in cui sono raccolti i metadati di ciò che ho fatto. E molto semplicemente, tutte queste informazioni sono automaticamente compilate dall'editor, però all'utente viene richiesto di aggiungere, come in Wikipedia, un commento della propria modifica. Quindi in questo commento, che è veramente importante, bisogna specificare cosa si è modificato, e si possono anche utilizzare degli hashtag che servono per dire a chi esegue campagne di mappatura, come per esempio noi, a tracciare i risultati della campagna di mappatura. Quindi per esempio noi abbiamo questo hashtag UNMappers che utilizziamo per vedere i dati prodotti. Se un utente non commenta con hashtag UNMappers, non dico che non si può vedere cosa ha fatto, però noi, diciamo, se gli utenti commentano con hashtag UNMappers, riusciamo a tracciare veramente facilmente cosa è stato fatto. E appunto, come in Wikipedia, questi chainset permettono anche il rollback, quindi
se un utente vandalizza la mappa e non so, distrugge la Tour Eiffel, si può benissimo fare il rollback, quindi per dire si può rieffettuare quella modifica al contrario, quindi si può far ritornare la Tour Eiffel con tutte le informazioni che aveva, immagino sarà piena di tag con anche le traduzioni, eccetera. E appunto questo problema del vandalismo non è neanche un problema troppo presente su OpenStreetMap, di solito la domanda che viene sempre fatta da tutti quelli che scoprono OpenStreetMap, e non è un problema perché appunto, come vi avevo fatto vedere, gli utenti esperti sono pochi, gli utenti invece temporanei sono molti, e non hanno, diciamo, di solito non modificano la mappa in maniera vandalica, anche perché non c'è nessun tornaconto a farlo. E appunto posso adesso parlare magari un attimo dell'architettura, che è forse la parte più pesante, però in generale ci sono quattro settori in OpenStreetMap. Abbiamo la parte più importante, che è quella del backend, più importante dipende, magari per me che mi occupo di dati è la parte più importante, perché c'è il database con tutti i dati, è un Postgres SQL. Ci sono dei servizi che offrono dei differenziali dei dati, quindi per dire tutte le modifiche fatte su OpenStreetMap in questa giornata oppure in questa ora, come Planet. Oppure ci sono altri servizi come Nominatim, che è il servizio di geocoding, oppure Overpass API, che è un servizio per effettuare query di dati, quindi basato proprio sul sistema di tag di OpenStreetMap. Abbiamo poi una parte di rendering, che sono appunto server, come vi dicevo, anche forniti dalla comunità, che sostanzialmente il loro lavoro è quello di produrre raster. Quindi noi editiamo dati vettoriali e questi server producono raster di continuo per generare la base map che vediamo nei servizi che utilizzano OpenStreetMap, che è appunto la base per moltissime applicazioni, viene costantemente aggiornata, perché appunto gli utenti modificano continuamente la mappa e quindi questi server continuano a disegnare raster con le modifiche fatte. Una regola importante è non mappare per il renderer, e questa è la differenza, diciamo, tra database e mappa, perché noi non mappiamo per vedere le nostre modifiche sulla mappa, ma mappiamo per produrre dati nel database, che poi una persona può utilizzare per creare il suo renderer, diciamo, personalizzato. Per dire, ci sono servizi come ad esempio Open Wheelchair Map, che forse Rachele conosce. Sono dei servizi che, questo servizio per esempio produce una mappa che non ha a che fare con la mappa generale di OpenStreetMap, ma fornisce una mappa in cui si visualizzano solamente le informazioni riguardanti le informazioni riguardanti i negozi, ma anche stradario, con un particolare focus sulle persone portatrici di handicap. Quindi, per dire, vengono identificate le strade che hanno per esempio il marciapiede troppo alto, oppure i negozi che hanno l'ingresso che non è possibile entrare in sedia a rotelle, e quindi appunto sono servizi completamente diversi che fanno il rendering di features completamente diverse, che magari non vengono visualizzate su OpenStreetMap.org, ma vengono visualizzate su altri servizi che una persona si può creare. Che altro? Abbiamo la parte di editing, che è fondamentale, quindi esistono dei software che ci permettono di visualizzare immagini satellitari fornite da terze parti. Abbiamo per esempio Bing, che fornisce le immagini satellitari. Adesso ultimamente c'è Maxar, che è la compagnia più importante nella produzione di immagini satellitari, che fornisce a scopo umanitario le loro immagini. E non solo, anche per dire, anche in molti posti, in molte zone urbanizzate. E appunto esiste poi tutta la parte dietro gli editor, che sono appunto i dati che si possono caricare, come tracce GPX dei GPS, foto, note particolari sulla mappa, oppure appunto i mapping parties, che è un po' quello che stiamo facendo noi oggi, quindi scoprire OpenStreetMap e mappare tutti assieme. Abbiamo l'ultima parte, che è la visualizzazione, e in generale questa parte considera tutte le applicazioni possibili,
Quindi abbiamo applicazioni che magari si occupano di visualizzare le statistiche, come potrebbe essere per esempio la nostra leaderboard, ma abbiamo anche applicazioni che per esempio permettono di utilizzare i dati OpenStreetMap per appunto creare applicazioni web, o altre appunto come OpenWheelchairMap che vogliono essere appunto delle mappe, quindi visualizzare dati però facendo un focus su certi argomenti. Dunque, qua mi sa che ho già detto tutto. Il database di OpenStreetMap è circa un terabyte, più di un terabyte, un quarto, l'ultima volta che ho controllato. Che altro? Gli editor sono appunto i due principali, sono ID, che è quello che useremo oggi con Rachele. ID è un editor su web, quindi da browser, da OpenStreetMap.org possiamo accederci. Ed è il più semplice, molto basilare, permette di mappare, permette ai partecipanti, ai nuovi arrivati su OpenStreetMap di imparare a mappare correttamente. Mentre poi c'è JOSON, che è un'altra applicazione in Java, che è diciamo per l'editing un pochino più avanzato, dove si possono specificare i tag, si possono utilizzare delle shortcut per mappare più velocemente e così via. E sì, il ruolo di un editor, l'ho spiegato prima, è quello di utilizzare immagini satellitari, farle vedere all'utente. L'utente disegna geometrie e applica tag sopra questa immagine. Dopodiché, quando l'utente ha finito, compila il chainset e lo manda a OpenStreetMap e aggiorna questo file di testo gigante che stiamo tutti scrivendo insieme. Esatto, poi ci sono appunto le applicazioni di rendering e visualization, come appunto ci sono alcuni servizi che ad esempio producono base map su base OpenStreetMap, come ad esempio questa mappa stile cartoon, ma abbiamo anche servizi che utilizzano le informazioni dell'altezza degli edifici per creare mappe 3D. Fine. Io ho direi finito. Non so se Rachele vuoi aggiungere qualcosa, sono stato molto veloce. Mi sembra ci fosse tutto. Ok. Sì, Giuseppe, le domande le facciamo alla fine. Volete fare adesso un giro di domande su questa parte teorica? Perché adesso ci sarà una parte pratica. Io passerei alla parte pratica, okay. E poi lasciamo alla fine le domande. Va bene. Perfetto. Tutto in un colpo solo e... Cerchiamo bene. Ottimizziamo i tempi allora. Va bene, allora adesso mettiamo le mani sulla mappa direttamente. Allora condivido il mio schermo. Ok. Bene, ci siamo? Mi vedete? Sì? Sì, confermo. Grazie. Ok, perfetto. Allora, bene, innanzitutto questo è il sito principale di OpenStreetMap. E dovreste avere già il vostro account creato. Se per caso non avete creato il vostro account, qua trovate il link di accesso, inserite la vostra mail, scegliete il vostro username, dopo lo potrete cambiare, quindi non è una cosa che vi resterà a vita, e se non siete sicuri mettete pure quello che volete che dopo si può cambiare, la password, e dovete, ecco, vi iscrivete, vi arriva una mail, confermate nella mail. Bene, io intanto faccio il login e ci siamo. Allora, come ha detto Michael, ci sono diversi modi in cui noi possiamo editare OpenStreetMap. Quello che utilizzeremo oggi è ID, che è diciamo il software di accesso a OpenStreetMap, è l'editor più semplice da utilizzare e lo troviamo già su browser, quindi non serve che installiamo nulla, abbiamo già tutto pronto. Bene, allora una volta che noi abbiamo fatto l'accesso, quello che dobbiamo fare, vedete che qui sopra abbiamo, va bene, OpenStreetMap, abbiamo un tasto di modifica che però non è cliccabile, la cronologia, quindi cosa sta succedendo adesso nella mappa, il modo per esportare i dati
E dopo qui abbiamo tutta un'altra serie di informazioni. A scopo puramente informativo, perché io ci ho messo anche parecchio tempo per capire come impostare, come cambiare ad esempio la lingua in cui era, scusate, la lingua in cui era impostato il browser e tutta la mia parte di OpenStreetMap, dovete andare su impostazioni e da qui, se scorrete giù, trovate la lingua preferita. Da qui basta che mettete i10, s, insomma la lingua che preferite e vi cambierà tutta l'impostazione anche dell'editor. E bene, soltanto questa cosa qua perché io ci avevo messo parecchio a capire come funzionasse. Bene, allora ad esempio andiamo su Padova, visto che stiamo facendo qui. Vedete insomma che qui non è cliccabile, quindi non possiamo attivare il nostro editor. Per riuscire ad attivare l'editor, quello che dobbiamo fare è zoomare all'interno della mappa. A un certo punto l'editor si può lanciare, quindi clicchiamo su modifica o su edit se avete il browser in inglese. Allora, una volta che siamo qui, ecco, vedete che è cambiata l'interfaccia. L'interfaccia non è più la stessa, ma è quella dell'editor di ID. Qui sopra troviamo gli strumenti per modificare la mappa. Qui troviamo una serie di impostazioni che adesso andremo a vedere. Qui sotto le informazioni su chi ha modificato, vedete qua ci sono dei nomi. Questi nomi qua sono gli username che hanno modificato questa porzione di mappa per ultimi. Abbiamo la scala e qui invece sulla nostra sinistra troviamo la tabella degli attributi che adesso vedremo come funziona. Andiamo un attimo a vedere qui le impostazioni. Abbiamo lo zoom in, zoom out. Abbiamo mostra la mia posizione che quindi ci geolocalizza. Possiamo impostare lo sfondo, quindi possiamo scegliere la foto satellitare che preferiamo. Oppure se vogliamo, ad esempio, c'è anche la mappa normale di OpenStreetMap, di OpenTopomap, vedete. Io cambio e in base a quello che scelgo vedo quello che ho scelto. E vi suggerisco di tenere impostato per adesso Maxar, Premium Imagery. Andiamo a utilizzare quello. E dopo, insomma, tutta un'altra serie di impostazioni, come ad esempio luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza dell'immagine sotto, che è molto utile nel momento in cui magari ci troviamo delle immagini che non sono proprio bellissime, non si riesce a capire quali sono gli elementi, insomma, che stiamo mappando. E in più possiamo correggere l'offset delle immagini se vediamo che se io mappo un'area con Bing e dopo per qualsiasi altro motivo me la ritrovo e voglio invece mapparla con Maxar, quello che posso fare è spostare, vedete, l'immagine sotto in modo da allineare il tutto che io riesca a mappare in modo da mantenere la corretta distanza. Dopodiché va bene, ci sono i dati in mappa, quindi che dati voglio vedere nella mappa. Qui ci sono i problemi, quindi posso decidere quali problemi l'editor mi deve segnalare. Le preferenze, va bene, questo è per la privacy. E eccoci arrivati qui. Quello che vi chiederei io di fare, che faccio di solito quando facciamo educazione, sia con il personale delle missioni, sia ad esempio nelle scuole, e facciamo il tutorial. Quindi possiamo lanciare il tutorial dal libricino qui, vedete, oppure cliccando il tasto H e vi dovrebbe comparire questa schermata qui. Se sta andando troppo veloce, per favore, sì, bloccatemi e vi aspettiamo un attimo. Direi, adesso mi fermo un minuto qui, se c'è qualcuno magari che ha qualche problema lo faccia sapere in chat, che così magari anche Michael vi può aiutare.
E se no io intanto vado avanti. Va bene, questo è il tutorial di ID. È molto utile, molto semplice, si fa in una decina di minuti. E vedrete insomma che avrete quantomeno una panoramica di come noi possiamo andare a inserire i dati in OpenStreetMap e quale differenza c'è tra un punto, una linea o un'area e cosa si può mappare con ognuna insomma di queste impostazioni. Allora, va bene, benvenuto, ok. Bene, quindi puoi usare il bottone in basso per saltare i capitoli, va bene. E andiamo avanti. Bene, quindi la prima cosa che ci insegnano è quella a spostarci in mappa, quindi tenendo premuto, adesso si è bloccato, ok, non so cosa stia succedendo. Un attimo, lo riavvio. Allora, quindi eravamo qui, iniziamo il tutorial. Ok, andiamo avanti con la navigazione. Bene, quindi dicevamo, impariamo a spostarci in mappa. Per spostarci dobbiamo tenere premuto il bottone sinistro del mouse e ci spostiamo a sud, a nord, a est e a ovest. Va bene. Con lo scroll della rotellina del mouse facciamo zoom in e zoom out. Per selezionare gli elementi, vedete, basta che ci clicchiamo sopra e vedrete che nella tabella sulla destra, adesso vediamo qui, nella tabella delle caratteristiche abbiamo tutte le caratteristiche di ogni singolo oggetto che noi troviamo in mappa. Quindi adesso abbiamo cliccato su questo punto, che sono punti, però in OpenStreetMap si chiamano anche nodi, ed ha le informazioni di un municipio. Ok, quindi questo punto è un municipio, vedete che qui ci sono degli altri campi che noi possiamo compilare, e diciamo che il tipo di elemento è il campo principale, quello che dobbiamo tenere sempre a mente di compilare. Invece gli altri campi sono opzionali, chiaramente più informazioni mettiamo, più precisi siamo, meglio è. E, ecco, quindi ad esempio per il municipio abbiamo il nome, l'operatore, il tipo, l'indirizzo e via dicendo. Ok, quindi dopo per chiudere la tabella delle features basta che clicchiamo sulla croce. E adesso ci fa cercare via Roma. E continuiamo a fare il nostro tutorial. Troviamo via Roma, ok. E quindi è selezionata. Vedete che le strade hanno tutta un'altra serie di campi. Chiaramente ogni elemento, in base al tipo di elemento, cambiano i campi che possono essere associati a questo elemento. Quindi abbiamo visto che non è un senso unico via Roma e qual è il limite di velocità, possiamo inserire un sacco di informazioni. Ok, chiudiamo. Adesso andiamo a vedere i punti. Quindi, i punti possono essere utilizzati per rappresentare soprattutto diciamo, i punti di interesse. Quindi quello che sono, tutto quello che può essere negozi, biblioteche, insomma qualsiasi informazione puntuale che andrà in mappa, però non solo ad esempio, non solo negozi, chiese o così, ma ad esempio anche un'antenna, oppure un serbatoio d'acqua, insomma tantissime informazioni. Quindi clicchiamo sul punto per aggiungere il punto, ci dice di inserire qui, noi seguiamo le istruzioni e ci chiede di inserire caffè, perché è un bar, eccolo qui. Scegli caffè, noi selezioniamo caffè. Allora, ora il punto è marcato come bar, benissimo, ok. Allora, in OpenStreetMap tutti i campi, questi campi sono opzionali, quindi ad esempio però noi possiamo inserire il nome di questo bar e lo chiameremo tipo Map Caffè, visto che siamo in tema di mappe. Va bene, e non aggiungiamo nient'altro per ora. Chiudiamo e abbiamo il nostro bar inserito con il suo nome, vedete, eccolo qua, e con il nome inserito. Bene, si possono cambiare le informazioni, ad esempio possiamo aggiungere il tipo di cucina e metteremo Italian,
così. E possiamo inserire in che via è, il numero civico, gli orari, e, ecco, è tantissimo, mettiamo 24/7 e facciamoli lavorare sempre. Bene. E, bene, allora, quindi abbiamo il nostro bar inserito. Se noi clicchiamo con il tasto destro sul punto che abbiamo appena creato, possiamo copiarlo oppure cancellarlo. Qui il tutorial ci chiede di cancellarlo e quindi lo cancelleremo. Possiamo anche disfare, insomma, quello che abbiamo appena fatto e tornare indietro. Quindi clicchiamo su Undo e torniamo indietro e il nostro bar è qui. Finora noi non abbiamo caricato nulla su OpenStreetMap, stiamo lavorando su, diciamo, sul nostro editor, però online non c'è ancora niente, quindi finché noi non salviamo i dati, abbiamo tutto nel nostro computer e basta. Quindi ricordatevi sempre che alla fine bisogna salvare, però ricordatevi anche che finché voi maneggiate senza caricare il dato non è ancora disponibile a nessuno, è soltanto vostro. Quindi adesso andiamo a lavorare sulle aree. Bene. Clicchiamo sull'area e ad esempio ci chiede di disegnare questo playground. Facciamo così. Alla fine facciamo un doppio clic, quindi la nostra area si è creata. Parco giochi, quindi cerchiamo il parco giochi. Eccolo qui. Lui ci suggerisce i tag, l'abbiamo trovato. Bene. Qui ci dice che questo parco giochi, insomma, non ha un nome ufficiale e non glielo metteremo. Però possiamo aggiungere delle altre informazioni. Mi chiede di scegliere la descrizione, però ad esempio, vedete, potevamo inserire se in questo parco giochi possono entrare i cani, se c'è l'accesso per i non vedenti, se si può accedere in carrozzina. Insomma, molte informazioni molto utili. Quindi noi dobbiamo scegliere cosa dice la descrizione. Descrizione, scegliamo la descrizione. Ci chiede una descrizione. E mettiamo, non so, giochi comunale. Così, per dare questo tipo di informazione, che è un parco giochi del comune. E ok. Ok. Quindi vedete che con le aree noi possiamo mappare non soltanto ad esempio il parco giochi, però ad esempio pensate alle aree residenziali o ad esempio nei progetti nostri delle Nazioni Unite, noi mappiamo veramente tantissimo uso del suolo. Quindi ad esempio pensate in Somalia, noi mappiamo deserto, possiamo mappare le barriere, possiamo mappare i campi e tantissime altre informazioni molto molto utili. Quindi dopo ci chiede di mappare con le linee noi andremo a mappare quello che sono, adesso non so perché si è bloccato, bene, ok. Con le linee si mappano, cosa possiamo mappare? Possiamo mappare strade, possiamo mappare tutto quello che sono linee ferroviarie, possiamo mappare le vie d'acqua, ad esempio tutto quello che è corsi d'acqua, quindi fiumi, fiumiciattoli, torrenti e via dicendo. Altra cosa molto importante, le vie d'acqua, soprattutto nei paesi dove lavoriamo noi. Quindi per mappare una strada, una linea, quindi ci chiede di iniziare una nuova linea, noi iniziamo questa nuova linea e, molto importante, quando si mappano le strade, quando si mappano le vie fluviali, ad esempio, è molto importante collegarle alla rete, perché di solito non sono elementi singoli, ma fanno parte di una rete, quindi quando è possibile è meglio farlo. Non sempre, vedrete che non è sempre possibile farlo, però quando è possibile è sempre meglio farlo. Quindi ci chiede di selezionare il tipo di strada, essendo all'interno di un centro abitato, in questo caso si tratta di una strada residenziale, selezioniamo strada residenziale. Allora, ci chiede di dare un nome alla strada e la chiameremo via Humboldt. Beh, stiamo in tema geografico. Ok, quindi abbiamo la nostra strada mappata. Ecco, vedete, c'è anche la sua bella etichetta. E siamo.
Bene, sembra perfetto. E adesso cosa succede? Succede che molte volte noi in mappa troviamo che i dati inseriti magari erano dati che erano stati inseriti con immagini vecchie in cui non si vedeva bene, oppure che effettivamente il territorio è mutato, che ci sono, che gli elementi sono cambiati, ad esempio pensiamo, non so, a un incrocio dove viene costruita una rotonda. Quindi dopo noi dovremo andare a modificare quel dato. Quindi per modificare un dato non si fa altro che prendere, insomma, l'elemento esistente, in questo caso questa strada, vedete, la prendo e lo sposto cliccando. Vedete, se io faccio doppio clic, creo dei nuovi nodi che io dopo posso spostare e sistemare. Quindi posso sistemare questa strada. Quando sono contenta del risultato, gli do OK. Cosa succede? Succede che a volte gli elementi invece non ci sono più. Non ci sono più e quindi dobbiamo eliminarli. Quindi per eliminare un dato, ad esempio questa strada, vedete che non c'era più, che può essere stata inserita per errore o perché l'immagine non era molto chiara prima e quindi sembrava che ci fosse una strada, era stata inserita e invece non c'è, oppure la strada è semplicemente non esiste più. Quindi con il tasto destro, non vedete che si apre il menu, e in questo menu troviamo, possiamo cancellare, però in questo caso se noi clicchiamo su cancella, cancelleremo soltanto il nodo. E se noi clicchiamo su dividi, dividiamo i due segmenti, oppure possiamo disconnetterlo. Disconnetti è disconnetti dalla rete, quindi toglie quel nodo, ma noi andremo solo a dividerlo. Quindi troviamo i due segmenti divisi. Quindi benissimo, e adesso vedete che io posso selezionare soltanto questo pezzo senza quello a sud, e inoltre tenendo premuto shift seleziono entrambi questi segmenti, e con il tasto destro shift, ok, con il tasto destro vedete che adesso il menu è un po' cambiato, posso muoverli, posso rifletterli e posso ruotarli, posso copiarli, ma io quello che voglio fare è cancellarli, quindi li cancello. Ok. Bene, come vedete c'è un capitolo a parte che riguarda gli edifici nel tutorial. E, questo perché gli edifici, come adesso vedremo, sono delle aree, però sono degli elementi molto importanti, che vengono mappati molto spesso, e quindi hanno pensato di fare un capitoletto a parte soltanto per gli edifici, perché come vedrete c'è un passaggio fondamentale che qualsiasi mappatore dovrebbe imparare nel primo giorno in cui mappa, perché dopo, per quanto riguarda la qualità della mappa, adesso vedremo di che cosa si tratta. Quindi clicchiamo su area, e ci chiedono di mappare questo edificio. Andiamo a mapparlo, quindi con il nostro click del mouse più o meno, e cerchiamo di stare sulla sagoma giusta dell'edificio. Adesso guardate, vedete, sono andata un po' un tanto in su, ma adesso capirete perché. Ok, va bene. No, mi dice che ho avuto un problema. Niente, vi volevo far vedere come si aggiustava, ma comunque si vede lo stesso, era per farlo un po' più vistoso, va bene, lo faccio un po' meno. Allora, vediamo così, così me l'ha preso. Quindi, tipo di edificio, qui sempre dovete inserire nel cerca, se voi scrivete tipo di edificio, vi vengono fuori tutta una serie di opzioni, come vedete edificio, casa, condominio, garage, edificio per negozi, edificio commerciale, tantissime cose. Solitamente da remoto è difficile capire che tipo di edificio abbiamo davanti, e quindi e addirittura dire che è una casa, a meno che non si sia proprio sicuri, non è così semplice. Quindi quello che si fa di solito è mappare quando mappiamo da remoto senza sapere cosa stiamo mappando, se non che
Beh, è chiaramente un edificio. Lasciamo edificio, edificio. Vedete, è l'opzione sopra casa. Questa qua sopra, edificio. Però in questo caso ci dicono di inserire che è una casa. Noi inseriamo la nostra informazione, si può inserire il numero di piani, l'altezza, sempre l'indirizzo, così. Vedete che qua sotto c'è l'etichetta con inserito il tag Building House. Se noi avessimo scelto invece di mapparla come edificio, avremmo avuto il Building Yes e basta. E quindi avremmo avuto un edificio generico. Quindi... E questo qui è il passaggio su cui ci tengo moltissimo, perché dovete sapere che dopo, quando si fa la validazione dei dati che vengono inseriti, si passa tantissimo tempo a sistemare queste piccole cose, che in realtà sono talmente piccole che si potrebbe partire già da subito facendo le cose fatte insomma bene. Ed è quello di ortogonalizzare l'edificio. Vedete, se io adesso clicco su ortogonalizza, eccolo qua, la mia sagoma del mio edificio è a posto. Vedete? Eccoci qua. Bene, e mi direte, sì, ma come ortogonalizzo se ad esempio abbiamo un edificio circolare? E nel tutorial noi abbiamo questa prova, eccola qua, vediamo. Proviamo, ad esempio, chiaramente non posso disegnare un cerchio perfetto, ma io mi disegno così con questi piccoli angoli, mi chiede di scrivere cisterna, io scrivo cisterna, mi trova la cisterna e vedete che lo stesso posso inserire tutte le informazioni relative alla cisterna, non mi interessa in questo momento, vado sopra. Clicco col tasto destro, vedete che qua c'è rendi rotondo, quindi oppure la scorciatoia di tastiera è la O, e quindi io clicco, eccoci qua, e abbiamo la nostra cisterna rotonda, ok? Ok, e quindi diciamo che questi sono i passaggi fondamentali per iniziare a mappare su OpenStreetMap. Adesso il tutorial qui finisce, però vedete, noi non abbiamo ancora caricato niente su OpenStreetMap, i nostri dati, noi non abbiamo ancora fatto nulla, se non nel nostro computer. Se noi volessimo adesso caricare i dati, che non lo faremo, però dovremmo cliccare qui sopra su salva e si caricherebbe il dato. Comunque adesso mapperemo su uno dei nostri progetti, e quindi vedremo come andare avanti, insomma, come si prosegue dopo questi primi passaggi. Quindi diciamo, diamo ok, inizia a modificare. Ok, adesso siete pronti per mappare su OpenStreetMap. Ok, ci ricorda di non dimenticare di salvare le tue modifiche. Ok, bene, inizia a mappare, ecco. E quindi siamo arrivati... Adesso, se non ci sono problemi, andrei avanti quindi su uno dei nostri progetti. Anzi, vi faccio prima vedere però la pagina di Hot OSM. Bene, quindi all'interno di OpenStreetMap esiste questo gruppo Hot. HOT o HOT, insomma, come si voglia dire, che è l'Humanitarian OpenStreetMap Team. E questo team, insomma, si occupa prevalentemente di lavorare in quelle aree del mondo in cui c'è grande bisogno anche di avere dati topografici per rispondere a tutta una serie di crisi che possono essere le più disparate. Ad esempio, uno degli esempi che mi piace di più, ad esempio, che mi è sempre piaciuto, è quello di alcune ONG che devono portare delle medicine, o devono portare degli alimenti e distribuirli alla popolazione in paesi in cui c'è bisogno, e però dalle mappe
dalle vecchie mappe che si hanno, non si capisce bene dove sia e dove abiti questa popolazione, dove, perché noi siamo abituati qui da noi, insomma, a sapere che lì c'è il paese, qua c'è la città e così. Ma quando non si hanno dati cartografici aggiornati, il problema esiste e non è sempre facile raggiungere tutti quanti. E quindi attraverso, pensate, la mappatura da remoto, quindi di persone che sono dall'altro capo del mondo, che inseriscono degli edifici su OpenStreetMap, una ONG si può scaricare questi dati e utilizzarli per raggiungere le persone, per arrivare a loro e per portare loro l'aiuto di cui hanno bisogno. Ecco, quindi l'OpenHOT, diciamo, si occupa di questo. E all'interno di HOT noi abbiamo i nostri progetti, abbiamo i progetti, appunto, come diceva prima Mikael, al momento stiamo lavorando in Mali, in Repubblica Centrafricana, in Repubblica Democratica del Congo, in Somalia e in Sud Sudan e in ABA. E insomma, con noi, con questi dati che noi andiamo ad inserire nei nostri progetti, supportiamo le missioni che sono presenti lì per, diciamo, peacekeeping, per il mantenimento della pace. Allora, direi che possiamo mappare quest'oggi in Mali. Quanti siamo? Mi sembra che siamo una cinquantina, se non sbaglio. Quindi direi che possiamo, sì, teniamo questo progetto qua, andiamo a mappare in Mali. Adesso vi condivido, magari Mikael se riesce a condividere il link in chat, che così vediamo di iniziare e di mettere in pratica subito quello che abbiamo imparato. Quindi adesso Mikael vi passerà il link. E una volta che voi... Già fatto, ok. Una volta che voi arrivate qui, probabilmente dovrete fare il login. Per fare il login utilizzate i vostri dati di OpenStreetMap, del vostro account OpenStreetMap. Adesso non mi fa più mai il login, perfetto. Eccolo qua. Se è la prima volta che vi collegate, probabilmente vi invieranno anche una mail e dovete confermare la mail in modo che vi attivano l'account, anche se è lo stesso di OpenStreetMap, però nel Tasking Manager va rifatta, insomma, la procedura. Vi lascio 2 secondi per entrare. Bene. Allora, qui vedete che abbiamo creato questo progetto. A proposito, per arrivare sui nostri progetti, se noi siamo noi arriviamo qua, che è il Tasking Manager di HOT. Clicchiamo su Esplora i progetti. Qua possiamo selezionare, vedete che ci sono tante organizzazioni che lavorano, ad esempio la German Red Cross, ci sono l'interno di HOT, c'è la World Bank, Youth Mappers, ci sono alcuni progetti che sono urgenti, altri meno. Vedete che sono quelli, ad esempio, relativi a Beirut e al Covid. Bene, tra i progetti, insomma, potete selezionare la difficoltà, però ci sono più filtri e, ad esempio, se voi sull'organizzazione andate a cercare UN, andiamo sotto, eccoci qua, UN Mappers, vedete che si apre tutta una serie di location, però a noi non interessa, apply. E qui abbiamo tutta una serie di progetti, qui trovate, insomma, i nostri progetti attivi. Va bene. Allora, siamo su questo, che è il progetto 9281, Nazioni Unite per il Mali, Ansongo, strade, corsi d'acqua e villaggi.
Nel titolo, insomma, trovate le cose che ci vengono richieste di mappare. Trovate un po' la descrizione di quello che è il nostro progetto, il nome della missione, che è MINUSMA, e per garantire la pace in Mali. Le features da aggiungere, quindi gli elementi che andiamo ad aggiungere, saranno le strade, i corsi d'acqua, zone residenziali, centri abitati. Quindi è necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Adesso capiremo anche come capire cosa dobbiamo mappare e quali tag utilizzare, che è una delle cose più difficili, quella di capire qual è il tag giusto da utilizzare per ogni cosa. Quindi, per qualsiasi domanda di mappatura e validazione, chiedete nella sezione domande e commenti. Questo che vedete è il Tasking Manager, è alla sua versione 4, e in questa versione è stata inserita una sezione in cui si possono fare domande. E credo molto una cosa molto utile, eccola qua, vedete? Quindi voi inserite le domande. Perché non... è un attimo che accedo. Bene. Potete inserire le vostre domande, insomma, e noi vi risponderemo su qualsiasi dubbio che voi potreste avere. Va bene, trovate la descrizione del progetto, quindi c'è tutto un po' spiegato anche perché noi stiamo lavorando lì. Il coordinamento è degli UN Mappers e gruppi permessi, quindi noi decidiamo, insomma, di mappare su questo progetto. Quindi quello che dobbiamo fare è cliccare su Contribuisci in basso a destra. Vedete che si apre questa mappa con tutta una serie di quadranti, insomma, che possiamo cliccare, e adesso vediamo come selezioneremo i nostri compiti. Quindi qui di nuovo trovate le istruzioni. Queste istruzioni sono molto più dettagliate. Quindi intanto ci viene richiesto di utilizzare le immagini Maxar, perché queste immagini sono più recenti e di una risoluzione maggiore rispetto a Bing, ad esempio, su molte zone in cui noi andiamo a mappare. Quindi chiediamo ai nostri mappatori di utilizzare insomma, Maxar. Correggere l'offset, quello che vi dicevo prima di spostare la mappa, se vediamo che gli altri elementi sono spostati. Non estrarre troppi dati, quindi è giusto mappare tutto quello che è presente, però cerchiamo di mantenerci, almeno per i nostri progetti, a una scala di zoom 17, 18, 19 per non avere una quantità di dati, insomma, troppo elevata per quanto riguarda, ripeto, i nostri progetti. Allora, dopo vediamo come si inseriscono i commenti, che è un altro passaggio molto importante e fondamentale, ad esempio se volete apparire nella nostra leaderboard. Aggiungi una descrizione, insomma, di quello che si va a fare, lo vediamo dopo. E chiudi un'attività come mappata, sì, ricordarsi sempre di chiudere l'attività, ma queste cose sono tutte le cose che vedremo dopo. Qui, ad esempio, vedete alcuni esempi di strade, quindi... le strade primarie, questi qua che vedete in rosso sono gli hashtag, sono i tag che noi dobbiamo inserire. Vi ricordate prima quando abbiamo inserito municipio, quando abbiamo inserito caffè? Ecco, quello è il tag, scusate, principale, ed è quello che andremo ad inserire. Quindi se una strada è una primaria, secondaria, terziaria, unclassified, che attenzione qui, che l'errore principale è quello di pensare di unclassified è una strada non classificata. Non è una strada non classificata, ma è una strada che collega villaggi e piccoli centri abitati. Non è una strada generica, ecco. E residenziali, i track invece, i track sono quelle strade che portano verso le zone coltivate, insomma, verso i campi. E i path, che invece sono i sentieri. E altro tag importante sono sulla superficie, se è pavimentata oppure no. Solitamente in Africa non è pavimentata. E poi si passa ai corsi d'acqua. Vedremo, insomma, non so se ne troveremo magari qui di waterway da inserire. Comunque vedete, ecco, qui trovate i tag. Abbiamo inserito anche delle immagini in modo che sia il più
chiaro possibile, che sia semplice riuscire a mappare le aree residenziali. E quindi come si mappa un'area residenziale, ma adesso vedremo man mano che mappiamo, vediamo se troviamo, cosa troviamo, e così vediamo nella pratica, insomma, come si fa. Qui vedete un po' i tipi di centri abitati che si possono trovare, quindi dei piccoli insediamenti oppure un po' più grandi fino ad arrivare alle città. Ecco, qua sotto vedete tipi di mappatura, quindi ci viene richiesto di mappare le strade, ci vengono richiesti di mappare i corsi d'acqua, il land use, ma l'uso del suolo oggi non lo vedremo, e altro, però i buildings, quindi gli edifici, non vengono richiesti. Noi non richiediamo nei nostri progetti di mappare gli edifici perché per le missioni in questo caso non sono importanti. Per noi quello che è importante è il dato topografico, per ora, in questo momento, per il tipo di mappe, insomma, che produciamo per le missioni di cui la missione ha bisogno. Ecco, qui vedete che potete selezionare l'editor e quindi lasciate ID editor come scelta. Selezionate un quadratino, quello che volete, selezionerò questo, e clicchiamo su mappa. Elimino le mie modifiche, bene. Vedete che si è aperto ID. Abbiamo il nostro editor attivo. Da subito, chiaramente i nostri tasti non sono attivi, anche qui il Tasking Manager nella versione 4 l'editor è stato inserito all'interno del Tasking Manager, che è molto utile perché prima invece bisognava uscire dal Tasking Manager e andare su OpenStreetMap, invece qui possiamo mappare direttamente. Quindi diamo un occhio al nostro quadrato per cercare di capire cosa abbiamo e per cercare di capire anche com'è la rete intorno e cosa c'è intorno. Quando noi andiamo a mappare nei nostri quadrati bisogna fare attenzione a non uscire, quindi vedete, per questo perché? Perché come avete visto ci sono molti quadratini, sono 100 in totale. E se io esco rischio di sovrappormi all'attività di mappatura di chi mi sta sopra, quindi bisogna prestare molta attenzione e cercare di stare il più possibile all'interno della propria area. Vedete inoltre che qui abbiamo delle informazioni, ad esempio questo è il task numero 100, quindi dei 100 quadratini questo è il centesimo. E ho un'ora e 59 minuti rimanenti. Cosa vuol dire? Che io adesso inizierò a mappare. Se dopo 2 ore io non ho ancora chiuso il mio task, si chiuderà in automatico. Questo è stato fatto perché molte volte i mappatori iniziavano a mappare e si dimenticavano di chiudere il task e il task rimaneva. Perché una volta che io l'ho bloccato, un'altra persona non può selezionare quel compito. E quindi è importante, insomma, che se io non ho finito, qualcun altro, insomma, possa mappare. Allora, adesso per me questa è un'area nuova. E, stavo cercando di capire cosa c'è qui intorno. Vediamo un po' per capire anche cosa ci troviamo di fronte. Queste sono, ad esempio, delle siepi. Questa è una strada, perché a volte, insomma, bisogna anche cercare di capire cosa c'è intorno, capire, insomma, il paesaggio, come è fatto, che elementi abbiamo in questo territorio, anche perché in Mali io non ho mai mappato, sempre ho mappato in Centrafrica, in Somalia, in Congo, e quindi per me è tutto nuovo. Quindi, vediamo, vedete. Allora, intanto, questa è una strada principale. Eccola qua.
se noi la selezioniamo, vedete che dice, vabbè, strada minore non classificata. Un altro elemento importante, vedete che in parte al nome della strada c'è info. Se noi clicchiamo su info, si apre una piccola descrizione che dice strada pubblica, in genere extraurbana. Se noi clicchiamo su vedi la documentazione in inglese, si apre la pagina wiki e nella pagina wiki noi abbiamo tutte le informazioni relative a quel tag, quindi highway, unclassify, e trovo quando devo utilizzarla e come funziona. Ok, quindi questa è la strada principale. Torniamo qui dentro. Vedete che qua fa un po' così. Ad esempio noi non mapperemo, vedete che qua c'è questa piccola deviazione. Si può mappare, però in questo caso non la mapperemo. Vediamo. C'è questa parte così verde che sembrerebbe. Qui c'è un deposito di qualcosa. Vediamo cosa è stato inserito. Area residenziale. Area residenziale. Ci potrebbe essere. Va bene. Ok. Dopo andiamo in su. E lì finisce. Di qua cosa abbiamo? Perché a volte in questo tipo di paesaggio, non è semplice capire se si tratta di segni di strade oppure di vie d'acqua. Perché vedete, c'è tutto questo verde, ad esempio, intorno. Quindi. Va bene, allora, intanto questa, inizierei da qua. Questa è una strada. E dopo ci porterà di là e dopo continua verso di là. Quindi quello che facciamo è iniziamo da qui. Inseriremo la strada. Diciamo che in questo caso, se fosse ad esempio una via d'acqua, sarebbe molto importante capire da che parte fluisce il corso d'acqua in modo da disegnarlo nella direzione del flusso. In questo caso abbiamo la strada, scusate. Quindi adesso non mi collego alla, attenzione a non collegarvi qui al vostro quadrato, partirò da lì, andrò così, ok, e mi fermo un po' pelino dopo, giusto così. Adesso guardo dove va questa strada per farmi un'idea, ma secondo me e posso inserirla come una strada classify come quella sopra. Quindi è una strada, vedete, seleziono un tipo di elemento, vedete che mi segnala che c'è un problema. Il problema è che non ho selezionato il tipo di elemento, quindi strada minore non classificata, inserisco il dato. Mi dice strada minore non classificata, non è collegata ad altre strade e percorsi. Come vi dicevo, è importante collegarsi alla rete, però in questo caso non mi è possibile collegarmi alla rete, quindi va bene così. Lui mi avvisa che c'è questo problema, lo so, lo sappiamo che c'è. Se è possibile, dopo magari quello che si può fare è, ok, ho iniziato a disegnare una strada qui, la prossima volta prendo il quadrante a sud e continuo a disegnare la mia strada. Va bene, quindi mi avvisa di questo problema. Campi, il nome chiaramente io non lo so, non so se è un senso unico, limite di velocità, non sono informazioni che io non ho, però un'informazione ce l'ho ed è quella che non è asfaltata, non è pavimentata, quindi unpaved. Ok, quindi adesso il mio elemento c'è,
Va bene. Quello che faccio adesso, che prima non abbiamo fatto perché era un tutorial, è carico i miei dati in mappa. Quindi, salva. Ecco, vedete che nel commento sono importantissimi i commenti. Noi nei commenti dei nostri progetti abbiamo già una piccola impostazione di default, ed è il nome del progetto con gli hashtag UMMappers, quindi perché affinché noi possiamo tenere traccia, insomma, di quello che è stato fatto e avere anche delle statistiche di quanti dati riusciamo a produrre, a inserire con, insomma, con le nostre attività, il nome della missione, il paese in cui si è andato a mappare, e inoltre c'è questa piccola descrizione di quello che è stato fatto, quindi aided on or modified topographic data. Noi possiamo aggiungere che, ad esempio, questo è quello di default, però io voglio essere un po' più precisa, quindi toglierò questo e scriverò un classified highway. Ok. E qua mi ripete di nuovo, attenzione, guarda che non hai collegato la tua strada alla rete, sì lo so, boh. Carica. E quindi, una volta che io clicco su carica, vorrei che qualcuno controllasse le mie modifiche, e si può inserire, però qualche volta io l'ho inserito, penso che non ci sia nessuno in realtà che controlli le modifiche, perché penso dovrebbero essere gli altri utenti, però insomma non sempre si ottiene una risposta se si inserisce la richiesta. Bene, allora adesso io potrei andare avanti, ad esempio vedete qui, posso mappare quest'area qua, posso inserire, a volte è molto interessante perché si trovano degli elementi che generano molte discussioni, soprattutto anche ad esempio nel nostro gruppo di mappatori, su ma secondo voi questo che cos'è? A volte ci sono gli animali che si la vanno a bevere lungo i fiumi, a volte ci sono i pozzi, è molto interessante studiare insomma il territorio dalle immagini satellitari. Insomma, va bene, allora adesso pensate che ok, adesso non ho più tempo, devo andare via, devo scappare, cosa faccio? Chiudo tutto. Sì, chiudo tutto, però vi ricordate che prima vi ho detto che qua c'è il tempo, ok, il tempo va indietro comunque, a un certo punto il task si chiude da sé, però sarebbe meglio, buona pratica, quella di inserire, se per caso devo scappare, mi chiedono: hai completato la mappatura di questo quadrante? E gli dico, posso dire sì, nel caso in cui io abbia inserito tutti gli elementi che mi erano richiesti, però posso dire, e difatti dirò di no, e potrò commentare con... no time to map. Semplice, giusto per inserire invio il task. In questo caso cosa succede? Che il mio task, che era questo qui, vedete, è tornato bianco, mentre quelli in cui voi state mappando hanno il lucchetto e sono bloccati. Ad esempio, adesso vediamo se c'è, se posso inserire qualcosa di altro. Qua vedete che c'è l'area residenziale, ad esempio andiamo a modificare in questo caso quest'area residenziale. Vedete che era stata mappata, eccola qua, arriva fino a lì, però nel frattempo sembrerebbe che quest'area qua è diventata più grande perché si sono aggiunte, insomma, questo si è aggiunto questo pezzo qui. Lì c'è questa piccola area residenziale che l'hanno inserita da sola qui, che probabilmente potrebbe essere collegata con questa. Adesso andiamo a modificare questo dato.
Vediamo. Sì, quello che possiamo fare ad esempio. Ok. Vediamo, semplice, semplice. Qui mi sa che l'hanno collegato. Ecco, un'altra cosa da stare attenti, magari evitare di collegare le strade al... Eccola qua, quindi questa strada resta lì. E noi andiamo a modificare. Io adesso sto spostando, vedete, sto spostando i punti, però in realtà potrei creare un'altra area e dopo metterle insieme. Volevo fare una cosa un po' veloce. Vediamo se io prendo anche quella casetta lì. E, quest'area la porto qua. Per farvi vedere come si potrebbe procedere. Quindi prendo dentro tutta quella parte lì e anche questa qua. Doppio clic mi crea un punto nuovo. Doppio clic crea un altro punto. Inserisco qua. Eccoci qua, ad esempio. Adesso attenti che io sono uscita da quello che era il mio quadrante. Avete visto? Bisogna sempre stare attenti, fare attenzione. Vediamo il join. Questo qua unisci. Non me le ho unite perché? No. Allora. Perché non si posiziona come linea? No. Perché è una residenziale. Una linea. Allora, tipo di elemento. Non sei una linea, ma sei un'area. Mi seleziona come linea. Non so perché. È un'area residenziale e scusate, allora che le prova a selezionare entrambi i poligoni? Non me li se... sì, mi fa linea linea, vedi? Strano? Sì. Tipo di elemento, eccolo qua, area residenziale, eccolo qua. Ah, sai perché? Perché l'ha messo, sì, perché in relazione, router, perché c'è la relazione. Sì, perché facendo unisci non ti unisce, cioè no, non fa l'union geometrica, no, ma ti fa l'union, esatto, a livello relazionale. Sì, quindi sì. Allora, siccome appunto, come vi diceva Michael, c'è un altro, diciamo, un elemento in più su OpenStreetMap che sono le relazioni. Però diciamo che sono elementi avanzati che noi utilizziamo per mappare sia l'uso del suolo sia le aree residenziali. Il problema è che con ID e con questo editor non si va molto bene a mappare le relazioni, quindi lasciamolo così. E si va molto bene invece con JOSM, che è quell'altro editor, che è l'editor da scaricare su desktop, quindi per il momento io la lascerei così. Questa non so perché me la segna sempre come linea, perché è un outer, eccola qua. Sì, quindi ecco, la possiamo lasciare così e dopo quello che andrò a fare sarà unire questi due pezzi della relazione. Va bene, intanto salvo, carico, scrivo il mio commento. Mi raccomando, ricordatevi sempre di aggiungere il commento perché è molto utile per i mappatori dopo, quindi scriverò in questo caso modified residential area. Ok? Carico i miei dati.
anche in questo caso, insomma, non ho completato il mio task, ma volevo farvi vedere un'altra tipologia, insomma, di elemento a parte le strade. Ecco, sono le 7:15 e so che c'era un quarto d'ora da destinare alle domande, quindi eventualmente possiamo passare alle domande e via, direi. Quindi chiudendo questa parte, chiaramente dico di no e riscrivo no more time. Giusto così. E, ecco. Quando noi completiamo i nostri quadranti, insomma, vedete che diventeranno azzurri, quindi pronti per la validazione, e il nostro team, ma anche mappatori esterni, andranno a verificare che i dati inseriti in quel task siano corretti oppure a sistemare, insomma, il dato. Quindi c'è questa doppia verifica, c'è il mappatore e dopo c'è un validatore che controlla il dato. Nel nostro caso, come UNGSC, abbiamo anche una terza verifica interna in cui cerchiamo di omogenizzare, insomma, dopo tutti i dati a disposizione. Ecco, quindi buon mapping per chi continuerà a mappare. Noi, insomma, l'ultima cosa che volevo dire, siamo molto aperti verso tutti quanti, insomma, verso la comunità. Se volete contattarci, ci trovate su tutti i social, quindi come UN Mappers, ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram. E ci abbiamo un'email che trovate nella nostra pagina wiki, sempre wiki mappers, qui trovate tutto quanto. Eccoci qua sotto, vedete c'è Getting in Touch, quindi con tutti i nostri contatti. Se per qualsiasi cosa, anche collaborazioni, così, non dubitate a scriverci, noi ci siamo, insomma, siamo ben contenti, insomma, di entrare in contatto con i mappatori oppure i futuri mappatori che possono essere tra noi. Va bene, grazie.